Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Alessandro e come vedete sono in spiaggia. Mi trovo vicino Sabaudia, stavo sotto l'ombrellone e ho visto un video di un noto youtuber che tratta l'argomento droni, che oggi ha fatto uscire appunto un video nel quale fa un range test con il Mini 3 Pro e praticamente in aperta campagna non riesce ad arrivare a più di un chilometro. Bene, siccome ho fatto il mega aggiornamento da più di un giga e magari qua sotto vi lascio il numero dell'aggiornamento perché adesso a mente non me lo ricordo, volevo appunto fare un range test sul mare. Non c'è nessuno, sono in una zona vicino Sabaudia, non c'è nessun tipo di restrizione, quindi posso andare fino a 120 metri di altezza. Chiaramente sopra il mare non dovrei avere interferenze, almeno questo è quello che immagino io. Ho il drone qui con me, ho tre batterie piene, quindi l'idea è veramente semplicissima. Faccio alzare il drone a 30-40 metri di altezza, non di più, punto il mare e vado sempre dritto. Non credo di farlo andare più di 2 km se ci dovesse arrivare, e questo perché poi ho paura che possa non riuscire a tornare, perché comunque un po' di vento c'è in questo momento, però lo metto in normal mode e vado verso il mare aperto. Io ragazzi col Mini 3 sinceramente non ho avuto mai nessun tipo di problema, range test vi dico la verità non ne ho mai fatti, il drone lo utilizzo sempre a 2, 3, 4, 500 metri da me, ma già 500 metri sono veramente tanti. Preferisco di solito arrivare nel punto dove voglio fare la ripresa, alzare il drone e far andare il drone molto vicino a quello che voglio far vedere. Quindi ti dico la verità, avere un drone che va a 3, 4, 5 km di distanza a me non interessa per niente. C'è da dire però che siamo in Europa, siamo in CMOD, tutti sappiamo che siamo castrati rispetto all'FCC, tutti sappiamo che i milliwatt del telecomando sono castrati appunto rispetto a quelli in FCC. Chiaramente avere un segnale più stabile non è tanto importante per andare più lontano quanto perché appunto è più stabile, quindi se andate dietro un ostacolo sicuramente un segnale più forte rende il tutto molto più semplice. Però vi ripeto, lo faccio andare a 100, 200, 300 metri da me, quindi io non ho mai avuto nessun tipo di problema. Detto questo ragazzi, adesso sapete cosa faccio? Vado a prendere il drone. Ok ragazzi, è tutto pronto per questo test, però prima di farlo volevo fare un piccolo recap di quello che vi serve per poter volare a norma di legge con un drone sotto i 250 grammi. Allora, come prima cosa avete chiaramente bisogno del drone. Come seconda cosa avete bisogno dell'assicurazione. Se avete bisogno di un link, magari scrivetemelo qua sotto nei commenti e vi do il link della mia assicurazione. Avete poi inoltre bisogno di iscrivervi a D-Flight, pagare 6 euro per avere il QR code da dover apporre sul vostro drone. Io per esempio ce l'ho qui, non so se si riesce a vedere da questa distanza, però ce l'ho. Per quanto mi riguarda ho preso anche il patentino, quindi io vi consiglio di prenderlo perché comunque vi potreste trovare in situazioni nelle quali, magari non sapendo niente di aeronautica in generale, vi potreste trovare male. Io vi consiglio di prendervelo, anche quello costa più o meno una trentina d'euro, c'è da studiare, assolutamente sì. Però io è un consiglio che vi do, però comunque non serve. Ultima cosa che poi dovete fare, andare su D-Flight prima di ogni volo, andare a vedere in che zona vi trovate e vedere le varie restrizioni. Qui ad esempio sono vicino Sabaudia in una zona senza restrizioni, quindi posso volare fino a 120 metri di altezza, ma occhio perché ci sono delle zone a zero, quindi non potete proprio fare alzare il drone, delle zone se non sbaglio a 25, 45, 60 e così via. Quindi ragazzi miei, occhio a questa cosa, ci sono delle multe veramente molto molto salate. Va bene, detto questo, finalmente facciamo il nostro range test. Allora, facciamo partire il drone in automatico, perché sulla sabbia non ce lo posso mettere. Ok ragazzi, adesso faccio la registrazione schermo direttamente dal nuovo radiocomando di questo drone veramente fantastico. E adesso quindi vado a switchare la telecamera dell'iPhone direttamente con il radiocomando. Ok ragazzi, adesso facciamo salire il drone fino a una quarantina di metri come vi avevo detto. Vi ricordo, sono in normal mode. Ok, siamo a 42 metri e adesso andiamo dritto per dritto verso il mare. Chiaramente per non far uscire questo video veramente troppo lungo, probabilmente andrò a velocizzare un pochino il video, specialmente quando non succede niente.
Come vedete siamo a 300 metri, il gimbal assolutamente non ha nessun tipo di problema, non ho nessun tipo di problema o di lag sul video, come non ho nessun problema neanche qui sull'RC. Stessa cosa a 500 metri, il gimbal funziona assolutamente alla perfezione, è fluido come sempre. Il ritorno video è veramente perfetto e l'RC mostra tutte le tacche disponibili. In questo momento siamo a 900 metri e niente, il gimbal funziona alla perfezione. Stavolta lo mettiamo anche verso su. Lo riportiamo a zero. Ok, qui il radiocomando adesso in questo momento segna due tacche, sono a 1 km e 100, ecco tre tacche in questo momento. Però subito dopo, come vedete, fa 3-4 tacche. Sono col drone solo a 44 metri, quindi in questo momento io lo alzerei un pelino, anche perché il radiocomando in questo momento mi dà segnale debole. Ok, come vedete sono a 88 metri e il segnale è ripreso alla grande. Il gimbal funziona, cioè alla grande forse no, mi dà tre tacche, però insomma funziona. Siamo già a 1,5 km. Per quanto riguarda il radiocomando mi dà soltanto due tacche, siamo 1,7 km. Se ogni tanto vedete che sto facendo andare il gimbal sopra sotto, chiaramente per vedere se tutto funziona correttamente, perché da ritorno video sto sotto alla luce del sole, sì, si vede bene grazie a questo radiocomando, però c'è solo il mare, quindi è per questo. Ragazzi miei, siamo a più di 2 km, 2 km e 100 in questo momento e io non ho nessun tipo di problema. Siamo a 88 metri, 2 km e praticamente 200, non mi va di farlo andare più in là di così, o se no forse, vabbè, facciamolo andare un pelino ancora in più. Però ragazzi, siamo a 2,4 km e sinceramente non ho nessun tipo di problema sul radiocomando. Arriviamo a 2,5 km e poi lo faccio tornare indietro. Ok ragazzi, siamo a 2,5 km. Ah, neanche a farlo apposta, a 2,5 km è andato il return to home, proprio a 2,5 km. Come avete visto, a 2,5 km il drone non prendeva più il segnale del radiocomando ed è entrato in return to home. Quindi adesso lo lasciamo tornare in automatico perché chiaramente farà la minor strada possibile per tornare verso di noi. E ragazzi miei, cosa vi posso dire? 2,5 km è il mio range test. 2,5 km sul mare, non ci sono wifi, non ci sono case, non c'erano barche, non c'era veramente niente, come avete potuto vedere dal video. 2,5 km per un drone da 250 grammi, ragazzi, a me sembra veramente ottimo. Poi, chiaramente, fatemi sapere qua nei commenti cosa ne pensate voi. Ecco, adesso calcolate che il drone sta a 1,8 km verso di noi e guardate la costa quanto è lontana. Ah ragazzi, altra cosa, mi raccomando, ho fatto adesso questo rain test perché non c'è niente davanti a me. E quindi ok, questa è una di quelle cose che veramente non si può fare. Il drone andrebbe utilizzato sempre a vista, quindi voi dovreste sempre riuscire a vedere il drone. Chiaramente a 2,5 km non lo vedete, ma non lo vedete neanche a 300-400 metri perché è grigio e quindi non lo vedete, date retta a me. Il drone sta tornando, siamo a 550 metri e il range test per quanto mi riguarda può assolutamente finire qui.
Ok ragazzi, il drone è praticamente sopra di noi, solo che è a 120 metri di altezza e chiaramente sì, no, non si riesco a vederlo, eccolo là. Così adesso vediamo anche a quanta distanza da me atterra il drone. Io più o meno sono sempre rimasto qui, eh. Abbassiamo la telecamera e guardate un po', è proprio davanti a me, neanche a farlo apposta. Mi prende, non mi prende, no, non mi prende. Ragazzi, questo, aspettate che blocco un attimo il ritorno a casa. Questo è DJI Mini 3, è veramente un concentrato di tecnologia, è un drone che veramente amo. Adesso sentite casino, ma ecco, perché c'erano i sensori attivi e chiaramente vedeva l'ostacolo che ero io. Adesso per esempio ho switchato in sport mode, quindi i sensori sono spenti e così è finito il tutto. Ok, adesso atterro sulla mano. E ci siamo ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e magari mettete anche un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!